Venite da una vittoria importante contro Melendugno, bottino pieno, 3 punti e adesso praticamente avete il primo match point in casa contro San Salvatore. Come la state vivendo? Allora, sicuramente la vittoria della scorsa settimana è stata importantissima e ci ha dato tanta fiducia in tutto ciò che sappiamo fare, in tutto il lavoro che abbiamo fatto da agosto sino ad oggi. E ancora non c'è la certezza di essere prime, quindi noi lavoriamo a testa bassa per i prossimi 2 match perché sono 6 punti che dobbiamo prendere, importantissimi per la classifica e per eventualmente per il proseguo con i playoff. E giochiamo in casa anche la prossima partita, quindi sarebbe bello riavere un palazzetto caldo come la scorsa che ci ha dato una grande mano e continuiamo a lavorare, siamo fiduciose, non molliamo, ecco. Mi stai facendo capire che non vi sentite arrivate, non vi sentite col traguardo in tasca, anzi, non mi parli di 3 punti, ma mi parli addirittura di 6, cioè sia questa che la prossima volete vincerle. Sì, assolutamente, perché ogni punto adesso è importante per i playoff. I playoff siamo matematicamente passate, siamo qualificate, quindi siamo contente, però in vista dell'avversario dei playoff è importante racimolare più punti possibili, quindi è importante quella di sabato, che con i 3 nel girone saremmo matematicamente prime, però non ci interessa fondamentalmente solo questa, ci interessano i 6 punti e dobbiamo cercare di vincere entrambe le partite, ecco. Sarà una sfida comunque in cui partite favorite o se dovete fare attenzione a qualcosa in particolare. Beh, guarda, allora noi l'andata contro di loro abbiamo fatto il tie break, quindi per noi è importante fare una vittoria da 3 punti e non lasciargliene nessuno, ecco. E siamo in casa e siamo in un momento in cui giriamo bene, quindi sicuramente questo ci aiuta, però come ho detto prima, per noi sono importanti 6 punti dopo alla fine del campionato, quindi stiamo attenti sotto tutti i loro fondamentali migliori, hanno comunque dei centrali buoni, il libero è buono, cioè è una squadra che può essere ostica, quindi stiamo attenti. E speriamo che vada al meglio. Riguardo l'ultima partita di Melendugno, Coach Gagliardi ci aveva detto che a un certo punto ti ha detto di non avere il braccino, di tirare tutto quello che avevi per una partita che si vinceva solo andando oltre il limite. Cosa ci vuoi dire riguardo questo siparietto che avete avuto? Sì, guarda, in realtà Nino mi parla sempre di qualunque cosa, però mi ha detto questa frase in un momento del primo set dopo un mio errore in battuta, quindi ci stava la sua spinta, ecco. Il braccino sì, non devo averlo, me lo dice spesso, però no, siamo state brave indipendentemente da quell'aneddoto con Nino. Siamo state brave, abbiamo spinto nei momenti in cui dovevamo spingere, non ci siamo abbattute dopo la sconfitta del primo set, che comunque in casa perdere il primo set è stato importante avere una rialzata come abbiamo avuto nei seguenti, quindi siamo contente, ma abbiamo subito switchato e stiamo già pensando ai prossimi match. Invece riguardo agli infortuni che avete avuto, Michela e anche Ambra che si era fatta male, intanto se ci vuoi dire se ha già recuperato, ma come valuti diciamo, l'unione del gruppo, no, che si è stretto attorno, diciamo, avete fatto una vittoria di squadra, l'ha ripetuto il coach, l'hanno ripetuto anche le tue compagne. Sì, assolutamente. Purtroppo Michela, cioè, è stata una sfortuna e lei non si rimetterà per questo campionato, ovviamente sta già lavorando per il prossimo. Ambra è stato all'improvviso, la mattina, cioè dal nulla, e si è rimasta bloccata con la schiena, adesso sta recuperando pian pianino, però come ci siamo detto nel fine partita, abbiamo dimostrato che siamo una squadra proprio in tutti i sensi, perché comunque per le ragazze che avevano giocato meno fino a quella partita, entrare in un match così importante sono state bravissime e tutte insieme abbiamo dimostrato ciò che siamo e ciò per cui lavoriamo dall'inizio dell'anno, quindi meglio di così non poteva andare. Ci vuoi spiegare quel saluto che fate a fine partita? Io so che sei tu che l'hai, diciamo, inventato, l'hai portato qui, cosa significa e com'è nato? Ma in realtà è nato così, pur parlare con le mie compagne, iniziando si parlava, mamma cosa facevi da piccola? E facevo ballo, danza classica, che sembra impossibile. E quindi dicevo, ah sì, facevo sempre il plié, tutù, e quindi da questo piccolo racconto è nato l'urlo e ce lo siamo portati, adesso lo facciamo fare anche a tutto il pubblico, quindi è divertente vedere gli uomini che fanno il tutù.